questi tu li chiami tradimenti, ma sono semplicemente degli aggiustamenti che la fanno essere tua. Perché la cosa bella di questo disco qua è che, come dicevo prima, ci ritrovate De Gregori, il De Gregori ispirato di Atlantide, il De Gregori ispirato dei momenti, diciamo, per quelli della mia età, insomma, di 30 anni fa, di quando aprivamo i dischi nuovi e ci sentivamo per la prima volta, capito? Non so, Buffalo Bill, appunto, Atlantide, appunto la prima volta, capito, che lo apri e lo senti per la prima volta. E qui c'è questa stessa emozione. Quando ho sentito per la prima volta questi pezzi ho provato la stessa emozione, ed è strano perché, insomma, era una canzone di Dylan, tu hai anche arrangiato, diciamo, stando molto vicino all'originale, certo, senza volerti tanto distanziare, e Serie di Sogni è veramente un pezzo difficile che tu hai rischiarato, almeno per quanto mi riguarda, con una traduzione di una limpidezza. Ora non potrei farla stasera perché quella c'ha una progressione elettrica piuttosto galoppante, un pezzo che va fatto, ci vuole sì la batteria, la batteria, però è proprio, insomma, non è andato a cercare il facile, è andato a cercare il difficile, e quello è veramente difficile, anche solo capire questa cosa che racconta Dylan, di questi sogni che si incastrano, che sostituiscono in qualche modo, proprio perché si mettono in serie, sostituiscono la percezione della realtà. È una canzone strana, una canzone molto voluta, credo negli anni 90, quando sì, lui era un uomo fatto proprio. Ormai mi sono fatto un'idea su questa canzone, adesso vediamo se tu siete d'accordo. Io definirei questa canzone una canzone antifreudiana. Sì, senz'altro. È vero? È per quello che io non la capivo. Quando... Perché Dylan in quattro strofe ci dice che è solo una serie di sogni. Freud impiega non so quanti volumi per spiegarci che i sogni vanno interpretati, che dietro al sogno ci sono le nostre patologie, che Dylan dice no, è solo una serie di sogni, sogno che c'è un crimine, io assisto a un crimine, poi sogno che qualcuno mi controlla la dogana, insomma adesso io... Ma e ogni volta dice, è solo una serie di sogni, cosa volete venirmi a dire? Che c'è un significato, cioè questa resa di Bob Dylan al mistero del sogno, all'accettazione del mistero del sogno. Io l'ho capito questo.